rispetto alla situazione economica odierna, rispetto a quello che è successo ai cittadini, fra virgolette, normali, che no, quindi non hanno fatto un'attività politica, risulta non equo, perché non esiste che ci siano dei cittadini che hanno lavorato 5 anni e hanno versato un certo numero di contributi e poi si ritrovano delle cifre come si ritrova oggi chi ha fatto il consigliere regionale anche solo per 5 anni. Cioè, abbiamo l'esempio, i calcoli degli uffici che ci dicono che a fronte di un versamento di circa 60.000 euro, che può essere quello che ha versato un consigliere in una legislatura di 5 anni, si arriva a delle cifre che gli verranno accreditate nel tempo, augurandogli una vita media anche superiore alla media, almeno di circa 400.000 euro. E questi sono costi che sosterrà la Regione e che quindi sostengono poi tutti i cittadini. Che ho avuto l'occasione di incontrare una vedova, era una famiglia disperata, perché gli oneri aumentano e mentre restano di pari entità, purtroppo non crescono le retribuzioni. Dopo questo ultimo intervento, diciamo, devo cercare di mantenere un profilo molto istituzionale, perché se io vado a guardare la realtà e guardiamo la realtà di tante famiglie, non possiamo pensare solo alle famiglie degli ex consiglieri regionali. Io vedo una realtà e sento una realtà, e tanti nostri cittadini sentono una realtà che è ben più grave di quella che lei ha descritto. E chi ha potuto fare anche solo 5 anni di consigliere regionale e oggi si trova a percepire un vitalizio di quell'entità, lo ribadisco, mi dispiace se do fastidio a qualcuno, ma è un privilegio, perché se un collaboratore di quelli che lavorano in regione, hanno lavorato in regione con i gruppi consigliari, e avesse lavorato solo quei 5 anni e avesse percepito uno stipendio, non sicuramente di 8.000 euro al mese, ma avesse percepito uno stipendio, quella persona non prenderà una pensione tale quale quella di un consigliere. Quindi è comunque un privilegio sul quale non si parla di azzeramento e non si parla di caccia alle streghe, ma si parla di equità. E allora, se una pensione d'oro è una pensione d'oro perché qualcuno ha lavorato sodo e ha pagato contributi d'oro su quella pensione, c'è poco da discutere. Ma se un consigliere regionale ha lavorato 5 anni e ha preso un'indennità d'oro, perché era un'indennità d'oro, ma quelle erano l'epoca della politica, non può permettersi di richiedere un vitalizio d'oro perché ha versato solo per 5 anni. Se noi oggi dobbiamo confrontarci con la realtà, non con le altre regioni, noi dobbiamo confrontarci con la realtà, che è la realtà di una regione che cerca di essere virtuosa, ha cercato di essere virtuosa tagliando i vitalizi. Ricordo la battaglia che c'è stata per togliere i vitalizi, e da chi è venuta quella battaglia, se non è venuta dal Movimento 5 Stelle, ditemi da chi è venuta. Siamo arrivati a tagliare l'indennità dei consiglieri in carica, secondo me è arrivato il momento di ricalcolare quel privilegio, e lo dobbiamo fare per tutti i cittadini che sono in sofferenza, e quindi è un atto di giustizia. Poi voi vedete cosa fare, ma noi riteniamo che sia un atto di giustizia, non un atto di vendetta, ma un atto di giustizia. Grazie.